Ed eccoci tornati, siamo in compagnia di Luca Marcora, presidente ANAREAI, Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine Asinine Italiane. Ben arrivato. Grazie mille. Lei è stato il relatore al convegno dello spettacolo e teatro equestre in Italia, portando un argomento decisamente importante come la valorizzazione etica e culturale delle razze di interesse locale attraverso lo spettacolo equestre, un modo per far arrivare al grande pubblico quella che è la meraviglia delle razze italiane. Esattamente, lo spettacolo equestre e il teatro equestre in particolare sono un mezzo di promozione delle nostre razze, parlo delle nostre razze italiane, sicuramente importantissimo. Teniamo conto che in Italia ci sono 32 razze fra asinine ed equine, ANAREAI gestisce 27 di queste razze e poi ci sono l'associazione del cavallo maremmano, l'associazione del cavallo Haflinger che gestisce il libro genealogico anche del cavallo norico, l'associazione del TPR, tiro pesante rapido, e l'associazione del cavallo murgese con l'asino di Martina Franco. 32 razze rappresentano un patrimonio di biodiversità ineguagliabile nel mondo, non ci sono altri paesi che possono vantare una variabilità genetica così importante. Teniamo conto che sono razze che vanno dall'Haflinger dell'Alto Adige fino all'asino pantesco di Pantelleria, quindi razze che nei secoli si sono adeguate ai diversi ambienti, a diversi territori e quindi proprio hanno una variabilità genetica molto molto profonda, perché appunto sono dovuti adattare a territori molto molto diversi. Queste razze sono sicuramente un po' sottovalutate in Italia, io dico sempre siamo troppo esterofili noi italiani, sia per quanto riguarda i calciatori e le macchine di lusso, ma anche i cavalli purtroppo. Quando invece proprio per questa variabilità genetica e per il fatto che ogni razza ha una possibilità di utilizzo in equitazione molto variegata, cioè c'è molta versatilità di queste razze perché sono molto spesso razze ex agricole, quindi razze abituate a lavorare con l'uomo nei più diversi impieghi, quindi per il trasporto, per il lavoro agricolo, per portare la legna o il carbone sul basto. Quindi questa versatilità di queste razze e la variabilità di queste razze ci permette di dire che in qualsiasi tipo di equitazione noi possiamo trovare la risposta alle nostre esigenze di equitazione con le razze italiane. Salto ostacoli, lavoro in piano, monta da lavoro, endurance, attacchi e potrei andare avanti. E dicevo però sono razze che vanno valorizzate e promosse proprio perché sono poco conosciute e poco apprezzate dagli italiani. In questo caso quindi oggi abbiamo parlato dello spettacolo equestre e del teatro equestre, sicuramente proprio per il fatto di essere così legate a un territorio, quindi rappresentando proprio una storia, una cultura, una tradizione legate col territorio, possono diventare sicuramente lo spettacolo equestre e il teatro equestre uno strumento di valorizzazione di queste razze. Ho conosciuto gli asini da non molto, conosciuto intendo dire li ho studiati, guardati, vissuti, e nonostante non siano diffusi in quella che è la cultura italiana, sono animali veramente molto intelligenti e che sempre più entrano nella quotidianità anche del rapporto proprio con l'uomo. Certo, indubbiamente, quando noi parliamo di dover conservare, valorizzando queste razze, ma soprattutto conservarle perché stiamo parlando quasi tutte di razze in via di estinzione, a limitata diffusione, dobbiamo pensare che proprio il fatto che non siano più utilizzate nel lavoro agricolo, nel lavoro con l'uomo, pone il problema di trovare un nuovo tipo di utilizzo. Per l'asino sicuramente come animale da compagnia si diffonde sempre di più il fatto di avere magari una casa in campagna dove c'è l'asino che è un po' come un pet. Una... Sì, sì, la pet therapy, no? E spesso... No, poi ci arrivo, no, dico, quindi animale da compagnia, poi pensiamo all'onoterapia, quindi a tutti gli interventi assistiti con animali che appunto servono nell'ipoterapia, quindi nell'onoterapia, quindi nella diciamo assistenza alle persone disabili. Poi abbiamo il trekking sommeggiato,
si sta diffondendo sempre di più e in Italia con i paesaggi che noi abbiamo sicuramente abbiamo la possibilità di fare trekking fantastici che attirano molto gli stranieri, i tedeschi, inglesi, francesi. Dopodiché l'asino è anche un produttore di latte e stiamo lavorando molto sul fatto di valorizzare il latte d'asina che, come tutti sanno, è un latte molto digeribile, un latte che soprattutto può essere assunto dai bambini che hanno intolleranze al latte e quindi con delle proprietà nutritive e salutistiche molto molto importanti. Quindi lo scopo della nostra associazione è sia quello di gestire i libri genealogici, quindi di governare la selezione, di trovare piani di accoppiamento, di valutare, punteggiare i cavalli e gli asini, ma anche quello di promuovere queste razze per fare in modo che non si estingano. Le razze italiane, allora se non lo avete fatto vi invitiamo a scoprirle una ad una perché avrete delle sorprese fantastiche. Io le chiedo, lo abbiamo fatto con tutti i nostri ospiti ed è per noi un onore avere la sua firma su quella che è la scenografia di EQTV per portarla con noi ogni volta che la utilizzeremo. Grazie. E allora eccola qua il presidente Luca Marcora che sta firmando la nostra scenografia, presidente Ana Reai. È quasi impronunciabile, però ormai la gente comincia a conoscerlo. Comincia a masticarlo. La ringrazio, presidente, davvero. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.